Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Eccomi qui tornata con questo nuovo video. Sono già quasi 3 settimane, 4 che non registro dall'ultima volta che l'ho fatto, che era per il regalo che mi ha fatto il mio fidanzato. E niente, non ho potuto registrare nessun tipo di video quando ero in Italia perché sinceramente volevo un po' godermi queste vacanze e passare il tempo con i parenti di mio fidanzato che sono anche come la mia famiglia, quindi volevo godermi quei tempi che ero lì, dato che siamo andati solo per 3 settimane e non siamo potuti rimanere di più, quindi non ho potuto registrare. E ho detto vabbè, allora se non fa mi sono portata tutte le attrezzature, computer, la fotocamera, tutto, però sinceramente poi quando ero lì ci ho pensato, ho detto no, guarda, il tempo passa in fretta. È meglio se lo faccio quando torno, così con più calma. Cioè, vi faccio vedere tutti gli acquisti che ho fatto in Italia. Siamo andati in Sardegna perché lui è di lì. E niente, ho passato delle stupende vacanze, mi sono divertita molto, ho rivisto tutte le persone care che voglio bene e niente. E vi faccio vedere alcune cosettine che ho comprato e un altro che mi hanno regalato. E niente, inizio subito e non mi perdo in chiacchiere perché sennò comincio a parlare. Allora, vi faccio vedere queste calzettine che ho già usato e alcune sono ancora nella sua confezione. Allora, per primo queste di qui. Queste sono troppo carine, me le ha regalate mia cognata. C'era questa offerta di Calzedonia, spendeva 10 paia di calze 10 euro, non le vendevano una singola, se no dovevi per forza prendere 10, così le pagavi 1 euro ciascuna, quindi lei ne ha preso 20 e ce le siamo divise tra lei, mia suocera e io, me l'ha fatto questo regalino. Niente, questo è il primo, è bellissimo perché è color bordeaux e poi tutta questa parte di qua che rimane nella caviglia, molto carina. Queste sono anche calde, però sinceramente non lo so, un po' sprecato metterle qui perché, cioè, a questo, cioè, no qui, sennò che intendevo dire che è un po' sprecato metterle qui in questo tempo, in questo periodo perché fa molto freddo, quindi cioè, non si vedrebbe la parte di qui. Perché ovviamente è nascosta con il pantalone, quindi preferisco aspettare la primavera, inizio estate, così riuscirò più a metterle più belline così, vabbè, mi capite. E questo era il primo, di questa l'ho già usata quando di là in Italia, quindi se non la batte. E queste sono le prime paie, molto carine, mi piacciono troppo. Sono un po' sporcatine perché forse è la polvere. Siamo ritornati giovedì e appena oggi ho potuto fare questo video, tenevo tutta la roba lì ancora sistemata, non ho messo ancora nessuna, a parte solo una felpa, perché volevo farvelo vedere prima. Adesso che vi farò vedere potrò già usare tutte. Allora, questo è il secondo paio di calze, questa sono sempre bordeaux, però hanno la particolarità che qua dietro c'è il fiocchetto in semipelle. Molto carino perché la caviglia rimane così, mi piace troppo. Non so se riuscite a vedere così, mi piace troppo. E poi, vabbè, devo tagliare questo di qua, non lo tiro perché c'è il filo, quindi dopo la devo rompere la calza. Questo è il terzo paio di calze, queste sono nere, sempre a cotone perché sono calde, non sono fredde, sono belle. Quindi bellissimo, è solo che non si luce bene, cioè non si nasconde quel pantalone qui, ecco. Questo ha questo bellissimo, non so come chiamarlo, lucido, e qui intorno alla caviglia è molto carino, mi piace troppo. E poi, questi tre che sono ancora qui, le andrò a tenere la fotocamera. Sono ancora qui, le lasciate perché queste non lo so perché non ne hanno l'etichetta, perché tanto non le ho usate perché hanno ancora il filo. Solo una che non vi posso far vedere perché a lavare, però aveva intorno alla caviglia le perline, quindi questa di qui che vi ho fatto vedere. Allora, questa di qua è diversa.
tessuto è più estivo perché è molto leggera, molto diciamo estate. Ah, sono anche separate. Rimane un po' più a calze, non lo so, quella bella, non lo so come si chiamano, però è molto leggera. Ha la particolarità che è, allora, sì. Non lo so se a fianco o dietro, no, a fianco, non riuscivo, no, non riesco a capire. Ah, ok, a fianco, sì, a fianco, a questa parte di qua, vedete così, cioè a fianco alla caviglia, questo di questa stellina glitterata con tutte queste perline, molto carino, ecco, molto carino, mi piace troppo, anche questa dell'altra parte del piede. Molto carino, mi piace troppo, sono contenta di questo regalo. Poi l'altra, anche questa di qua è molto sottile, più estiva, questa di qui, questa di qua no. Quindi ci possiamo strappare, ok, anche questa si può togliere, sì. Questa è un po' più lunga, vedete, più alta. E il fianchetto rimane qua dietro invece, dietro la caviglia. È molto lunga, pensavo più corta, invece no, è lunga. È un po' più estiva perché con questa fa freddo se la metto qui. E questo è il fioghettino con tutti i glitterini, tutti i brillantini, molto carino, mi piace troppo. E questa vanno dietro la caviglia. Attento amore, questo vanno dietro la caviglia, sì. Gli altri vanno a fianco, proprio diciamo a fianco. E sono troppo carini, mi piace troppo, non vedo l'ora di usarle. Poi questa è la che mi è piaciuta di più perché, e sono curiosa, si chiama di, oh, non posso staccarla, ah, ecco. Perché era una calza che si avvolge nella caviglia e si fa un fioretto grande. Adesso lo vediamo insieme perché mi era piaciuto. Leandro, non iniziare. Allora, non riesco a toglierla, non so se si deve togliere, penso di sì. Allora, ah, quando riesco, ah, ho capito, sono, dillo, che sono incastrate così, qua c'è un filo, quindi ho paura di stirarlo perché sennò si rompe. E queste sono sempre corte, cioè non corte, diciamo, poco più in alto delle altre. E questo è il filo dove tu prendi la caviglia, li fai un giro, così ne fai un altro e fai il fiocchetto dietro la caviglia. Mi è piaciuta molto questa di qua, quindi ho detto no, la voglio. E rimane praticamente così la caviglia con questo fiocchetto dietro, bellissimo, non vedo l'ora di metterla insieme a un sneaker, bellissimo, bellissimo, mi piace troppo. Sono tutte glitterate, tutte belle, a me piace troppo. E queste erano le calze, poi quelle sono le calze che mi è stata regalata da mia cognata, che sono molto grata, che mi piace molto. Poi vi faccio vedere quelli che ho comprato io. Allora, inizio subito con questo marsupio che l'ho preso da Bershka, che ha ancora l'etichetta qui. Non mi sono neanche accorta. E questo è un marsupio che ho preso da Bershka, sì, Bershka. Non so se riuscite a leggere perché la foto è con Bershka. È abbastanza grande, diciamo. Sì, mi cave il portafoglio, fotocamera, telefono, fazzoletti. E poi le salvettine che uso per Leandro. Ha due cerniere, una qua per il cellulare e poi la più grande che è qua dove metterò le poche cose, le cose più essenziali. E poi ha una cernierina dentro qua, molto carina. Questa l'ho trovata in Sardegna, per certo. Tutte le cose che ho acquistato le ho acquistate con i saldi. È pelucciosa, mi piace troppo con questa leopardato, mi piace molto. L'altra colla è sempre nera, mi piace, ho intenzione di usarla non come marsupio, diciamo intorno alla cintura, se no
come borsa che ho visto da alcune altre persone che lo usano, metterla praticamente così. Così, praticamente così. E, mi è piaciuta molto l'idea, quindi averla qui quando ho bisogno magari di qualcosa, ci tolgo via. È semplice. Mi è piaciuta molto questa cosa di qua. Poi ho acquistato da Pinky, sì, perché questo è Pinky. Non vi faccio vedere le buste perché ovviamente le ho portate tutte in valigia. Pinky, ho preso questa felpina semplice 7 euro, con questa scritta di qua che sinceramente dice Liberté, Love You. Ok, semplice, una nera, un maglioncino, una felpina nera semplice per il lavoro, perché mi piacciono queste felpe così semplice per andare al lavoro. Io ovviamente ne ho migliaia, però una in più non fa mai niente. Poi ho acquistato questa di qua da Stradivarius. Questa di qui, non so se riuscite a vedere, Stradivarius. Questa tipo una giacchina, tipo felpina, molto carina. L'ho parlata sempre così, non so se riuscite, sì, riuscirete a vedere bene tutto. Le maniche sono così. È tipo un po' strettino qui. Poi ha queste lineature qua nere, così, cioè senza cappuccio, solo folletto normale. La cerniera è nera, molto carina questa cerniera di qua. Le taschine qui a fianco, e poi qua giù è sempre fatta così, diciamo un po' stile, se vedete, un po' strettino che va a stringerti un po'. Vabbè, comunque questa di qua molto carina, questa giacchina, e questa l'ho presa da Stradivarius. E anche questa, se non sbaglio, l'ho presa lì, o credo che è Bershka, no, è Bershka, questa è Bershka o Bershka come lo chiamate. Questa di qui, se riuscite a vedere, eccola. E questo è un maglioncino molto carino, che mi è piaciuto molto, corto, e ha colletto alto qui. E poi è molto alto, guardate. Cioè molto alta, scusate. È corto. E poi le maniche sono così. Sono così grande. E il pugno qui rimane un po' stretto, quindi praticamente ti rimane il braccio, diciamo, morbido. E con il pugno stretto. Mi è piaciuto molto. E poi di questo tessuto morbido, non so come spiegare, velutino, così guardate. Molto bello, mi è piaciuto molto. E questo l'ho comprato anche con i saldi, cioè bellissimo, con un jeans a vita alta, cioè sta bene. Poi questo l'ho preso a Pull Beer, si chiama Pull Beer o Pull Beer, non lo so come pronunciarlo. Sicuramente non riuscirete a leggere perché è molto molto piccolo. Comunque, questo maglioncino non è un maglioncino, una felpina più, diciamo, grande, oversize, molto grande. Non so se riuscite a vedere tutto nella inquadratura. Con le maniche, Leandro, con le maniche grande, così, così, cioè sempre morbide e sempre stretto qui nel pugno. Mi piace molto questo dettaglio, così, cioè rimane un po' morbida qui e poi qua stretto nel polso, molto bella. E questo è oversize, e qua giù sempre rimane così. Oh, non so se riuscite a vedere. Ok, così è molto calda perché ha questo cotone dentro che è molto calda, quindi ci sta bene. Mi piace troppo con questo dettaglio qui dei numeri e queste righe, mi piace troppo, diciamo. Sono soddisfatta degli acquisti che ho fatto nei negozi. Poi, sempre da Le Beurre. Sì, ecco. Non so come lo pronunciate voi. Qui si vede meglio. Ho comprato questo maglioncino, un giubbottino, maglioncino, non so come chiamarlo, però è bellissimo. Ho già uno che ho comprato da Prima, quello rosa. Però questo mi è piaciuto di più perché era, non lo so, mi è piaciuto di più il colore. Sempre corto e sempre oversize,
le maniche sono fatte così, sempre il grande, morbide. Piano amore, piano, sempre così, con questo diciamo un po' lana di pecora, non lo so, mi piace molto, è morbido e caldo. Questo non ha la cerniera, questo ha le strappi e poi dentro è sempre, diciamo che quello l'ho usato, questo sì l'ho usato in Italia, è molto caldo, mi tiene caldo. Vabbè, qui non lo so, Leandro, scusate, qui non lo so se posso reggere il freddo, perché qui fa molto più freddo che in Italia. Comunque l'ho preso, mi piace molto il cappuccio, e questo di qui è bellissimo con questi colori bianco, non bianco bianco, sino un crema, con questo verde e quel nero, troppo bello, mi piace troppo. Poi da Pinky, sì, perché questo è Pinky, ho preso questo maglioncino molto morbido, morbidoso, peluccioso, non lo so, di questo tessuto qui, se riuscite a vedere bene, sì. Le maniche sono fatte così, sempre, cioè, morbido, non tanto, questo non è oversize, è semplice solo, però i pugni ha fatto in questo modo il polso, e questo mi piace molto. Leandro, non no fare così, questa parte di qua molto carina. E anche qui rimane, cioè nel collo rimane questo, e poi qua giù rimane così, troppo troppo bello, mi è piaciuto molto questo di qua. Poi siamo arrivati quasi alla fine, questo di qui è sempre Pull Bear, questo, e questo maglioncino l'ho guardato, questo è un marcino oversize. Leandro, smettila perché ti faccio totò, eh? Questo maglioncino un po' grande, semplice, rimane morbido sempre nelle maniche, grande, e poi va a stringere nel polso, molto carino, mi piace molto.